Sì, e può. No, ragazzi, ci abbiamo capito un cazzo. Non ci abbiamo capito nulla di quello del funzionamento. Ma perché stiamo passando di qua? Era più, cioè, noi lo facciamo un po', vedere un po' da spiaggia. Bella, bella, questo. Le canoes. Vabbè, ragazzi, niente, è stata un po'. È stata dura a capire, anche perché stavamo col profilo flat. Oh! Tanta le pozze. Oggi ho fatto bene questa colpa. Uscita oggi virogante con tanta roba. Abbiamo fatto finta di essere videomaker professionisti, infatti c'era un sacco di persone che c'erano un sacco c'era di la folla, la folla. Sì, ci hanno guardato, ci hanno studiato. E questo video ovviamente non lo vedrete su Magna TV, lo vedrete sui nostri, perché noi dobbiamo crescere con i follower. E ah sì, dobbiamo diventare ricchi. No, questo in realtà va a finire su Magna TV, prove. Paro magribi, va. Guarda come sta concentrato. Io nel frattempo sto zoom a col mignolo, non so se ti rendi conto della skill. Non posso skill far vedere. Astronomica, perché... astronomica sta skill. Allora, guarda con quanta difficoltà stiamo aprendo il bagagliaio. Ce la fa più a muovere le mani. Ce l'abbiamo in macchina, ovviamente adesso non va bene un cazzo, l'ISO è alto. Che coglioni sti vlog. Io non capisco perché la gente fa i vlog. Ok. No, è troppo freddo, cioè mi stanno fa... Devi vlogare, è più importante vlogare, no, Frank. Sta cascando, ma... C'è una viola. Non queste posso... sono le mani di uno che si fa tante... Allora ragazzi, stiamo andando a fare una recensione, quella che vi avevamo detto, e stiamo aspettando Franco, sta arrivando, lo vedete, eccolo, ecco. Quanto sei bello Franco, quanto sei bello. Franco, quanto sei bello. Mamma mia. Sei bellissimo. Oh. Namo, namo, namo. Andiamoci a vedere subito quello che è e che sono i due filtri Gob che ci sono stati inviati appunto per poterli recensire. Li abbiamo richiesti e li abbiamo portati direttamente sul canale. Allora ragazzi, questi sono due filtri molto differenti uno dall'altro, perché abbiamo da una parte un filtro ND8 sempre con diametro 77 mm a 16 strati ND, mentre l'altro è un filtro polarizzato multirivestito a 16 strati. Vi lascio comunque tutto in descrizione, non vi preoccupate. Allora, partiamo subito con parlare del filtro polarizzatore. Oh, allora, stavo montando il filtro polarizzatore, ho avuto un po' di problemi, sì, ecco, vabbè, ok. Filtro polarizzatore, ragazzi, cosa serve? Serve sostanzialmente per eliminare quelle fastidiosissime, quei fastidiosi riflessi sull'acqua del sole. Quindi praticamente girando il filtro sul vostro obiettivo, questo vi permette di polarizzare o meno la luce. Quindi, come potete vedere anche adesso, i riflessi dell'acqua scompaiono girando, ruotando questo filtro. È un filtro ottimo appunto se viene utilizzato con la luce del sole o sulla sinistra o sulla destra, da non utilizzare frontalmente o posteriormente, perché non vedrete assolutamente nulla come in questo caso. E grazie che mi dai il culo, eh. Taffadante. Eccoci qua, come potete vedere nello scoglio vedete che praticamente e nel cielo cambia sostanzialmente la luminosità e diciamo i vari riflessi di luce. In questo istante Frank invece stava provando il filtro ND, che è un filtro totalmente differente che viene utilizzato per diciamo aumentare gli stop in sostanza
vi permette di fare una foto a lunga esposizione e vi permette di fare quelle foto tumblr molto fighe con effetto acqua setoso. Non so se avete mai visto quelle foto dove sembra che il mare sia tutto setoso, tutto fatto molto di seta, tutto quello, capito, no? Ecco, quando avete quel tipo di effetto lì vuol dire che avete utilizzato un filtro ND. Ovviamente i filtri ND ce ne stanno una marea, ci sono di maggiore o minore intensità. Quello che abbiamo provato noi era da un ND8. Dai Franco, imposti questo cavalletto per favore. Cosa sta facendo Franco? Per favore, su. Lei facci. Ovviamente quando comprate questi tipi di filtri state molto attenti, perché ogni filtro ha un proprio diametro e voi dovrete vedere il diametro della vostra lente. Cioè, se ad esempio volete montare il filtro polarizzatore o il filtro ND, badate bene al diametro della lente su cui volete montare il vostro filtro. La difficoltà nel mettere un cavalletto, ma ragazzi, sì, guarda che terreno. Andiamo a fare le recensioni e non riusciamo a mettere un cavalletto. Se vi sembra normale a voi. No. Recensioni solo su Wania TV. Niente. No, non è in grado di chiudere sta roba qui, vedete? Cioè, non sa che si chiude il cavalletto, Franco. Ecco. Professionisti, non sa chiudere il cavalletto. Incredibile. Sì, chiudo. Gente professionista da 10 anni, niente. Come si fa sta roba? Questo niente, non lo so. Gente... Questo davvero non lo so. Sta roba. Signori, è il momento della verità, ancora qua, solita ora, ancora con problematiche con cavalletti. Infatti, come potete vedere, cazzo dice, cavalletti veramente in bilico. In bilico. Continuo a non capire che cazzo sia questo polarizzatore però. Beh, nella recensione dobbiamo dire qualcosa, quindi vedete. Allora, dico. Considerate ragazzi che loro comunque sono americani, quindi non capiranno nulla di quello che diremo. È una merda! Oh, sì, però mi fai arrugginire il cavalletto. Ah, pure fa culo. Sì. Migliaia d'euro di attrezzatura. Miliardi. E polarizzatori. Perfetto il polarizzatore. Polarizer. Hey. Rifallo. Polarizer. Polarizer. Very good, man. Quindi oggi ragazzi vediamo una lente. Facciamo un po' come Andrea Galeazzi. Allora ragazzi, oggi vediamo una lente tutti quanti insieme. Saliamo sul Porsche, visto sì, che perché ci siamo qui per provare il nuovo. L'attenzione c'è. Ciao Mini Mix. Qua vicino un po' cuta così. Andrea Galeazzi. Sì, ma sei giallo in faccia, non capisco se è un problema. È litero. In questo caso ci siamo fatti mandare due filtri da 77 di mm di diametro, perché sia il 10-22 di Frank sia il mio 24-105, sempre Canon, diciamo hanno un diametro di 77 mm. E devo dire che il filtro polarizzatore, ragazzi, va utilizzato soprattutto per quanto riguarda video e foto, mentre il filtro ND che usava Frank si utilizza sostanzialmente per fare foto e si utilizza per le lunghe esposizioni, quindi se volete fare quell'effetto faigo che vi ho detto io. Per il resto consiglio il filtro polarizzatore se siete dei videomaker, e consiglio l'ND se siete dei fotografi professionisti super mega iper pro e volete fare le foto tumblr. Inoltre, un altro effetto che si ottiene dal filtro polarizzatore, ragazzi, è proprio quello di andare a pompare la saturazione, cioè vi permette di pompare un pochino di più la saturazione dei colori, quindi avrete dei colori più vividi, più intensi rispetto a quelli slavati che appunto avrete se non avete il filtro polarizzatore. In sostanza, ragazzi, insomma, sono due gli effetti principali: una maggiore saturazione dei colori e l'eliminazione dei riflessi sull'acqua. Molto fighe con effetto acqua setoso. Quando avete quel tipo di effetto lì vuol dire che avete utilizzato un filtro ND. Ovviamente i filtri ND ce ne stanno una marea, ci sono di maggiore o minore intensità. Quello che abbiamo provato noi era da un ND8. Sì, ma Black, ma li consiglieresti questi filtri? Non li consiglieresti? E perché? Allora, io sono sincero.
quello che costano, io personalmente non ce li avrei mai spesi, perché comunque i filtri, ragazzi, vanno dai 20, da quelli di Amazon, ai Gob, a Yoya. Sono, diciamo, i filtri più venduti, più comuni, che magari trovate su Amazon. Quelli di fascia bassa, che fanno schifo, sono quelli di Amazon. Questa fascia medio-alta abbiamo i Gob, e che sono questi, appunto, che abbiamo visto insieme. E poi ci sono fascia alta Oya, quelli con l'H, non so se l'avete mai visti, sono per pro, insomma. Ma ci sono anche migliaia di altri migliaia di filtri, che ovviamente non stiamo qua ad elencare. Questo per dirvi, ragazzi, che comunque per il prezzo che hanno e per la costruzione che hanno, sono veramente ben fatti. Hanno un packaging minimale, che avete visto all'inizio, quindi una bella custodia di plastica, che viene accompagnata da una scatola in cartone molto 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 minimale. Viene accompagnato il filtro con un bel panno, quindi anche questo tanto di cappello, e ovviamente fanno il loro lavoro. Quindi, ragazzi, per 50 euro, se non sbaglio 49 o 56 l'altro, quindi abbiamo, diciamo, due filtri che, se volete fare foto molto tumblr, potete avere. Non lo consiglio per i principianti, lo consiglio magari per quelli che sono un po' più avanzati, anche con l'esperienza che hanno, appunto, sia per quanto riguarda foto che per quanto riguarda video. E per il resto, ragazzi, vedete voi. Io vi dico, non lo consiglio più che altro per i principianti, perché comunque uno magari c'ha da stare dietro a migliaia di cose. Ma se volete incominciare a sperimentare l'effetto seta sull'acqua e foto tumblr in generale, con la saturazione pompata, con i filtri, appunto, polarizzatore e il filtro ND, ragazzi, vi consiglio di prendere questi e lasciar perdere quelli di Amazon in generale. Se volete e siete professionisti, non c'è bisogno che venite su Wagna TV, perché sapete benissimo quali filtri comprare. Quindi, ragazzi, io spero di esservi stato d'aiuto. Ringrazio Frank, che mi ha accompagnato a provare questi filtri. E niente, ci vediamo in un altro video. Commentate qua sotto e ditemi come avete visto questi due filtri, se ne possedete altri, insomma, ditemi la vostra e ditemi come vi trovate con i vostri filtri, se ne avete qualcuno. Tanta guagna per tutti, Mr. Black vi saluta, Mr. Frank pure, ma non c'è, mazzate, ciao! Bampa questo! Bampalo! Bello che non c'è il microfono acceso, quindi. Come non c'è il microfono acceso? È bampalo il microfono. No, sì, acceso. Acceso, cosa voglio bampare? Allora, ragazzi. Cioè, questa è una tecnica che ti insegno. Questa è la tecnica, sempre. Ragazzi. Tecnica di Mr. Frank, vediamo. Qual è la tecnica? Bella sta tecnica. No, bella. È un foto decina. Ti devi andare tipo indietro con la macchina fotografica. Sì. Ti devi andare indietro con la macchina fotografica e però zoomi dentro contemporaneamente. E cosa serve? Viene fuori, tipo, viene fuori che tutto intero, se te lo faccio vedere. Se cilindrizzo. Oh, io ti vengo da qui. Spettacolo. Porca comunque l'acqua è bella un bel po'. E niente, vi lasciamo sotto in descrizione i link dei nostri canali, ragazzi! Aren't you glad to meet